È stato il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, a dare il benvenuto al ministro all'economia Pier Carlo Padoan, tra gli ospiti d'onore del Festival dell'Economia. Teatro sociale ancora una volta al completo per ascoltare le parole del ministro. Valentina Romei e Alberto Faustini hanno dialogato con Padoan su temi come, ad esempio, le scelte economiche del governo, i progetti e le azioni per far ripartire l'economia italiana. Il ministro ha avuto parole d'elogio per le due autonomie, quella trentina e quella altoatesina. Io posso dire semplicemente, ma questo il Presidente lo sa benissimo, che nel caso della provincia di Trento, ma anche della provincia di Bolzano, nel caso della Regione, non ci sono criticità. Sicuramente se confrontiamo quello che sta avvenendo dal punto di vista della finanza locale e dell'uso delle risorse, qui ci troviamo di fronte a una best practice, non a una worst practice. Ci sono altri casi, purtroppo, spesso nel mezzogiorno, in cui non potrei dire la stessa cosa. Quindi vedrò molto volentieri il Presidente tra poco. Non mi aspetto che ci siano criticità, così almeno appare, ma non credo di essere smentito. Terminato il dibattito al Teatro Sociale, il ministro Padoan ha incontrato il presidente Ugo Rossi nella sede della provincia di Trento. Sul tavolo una serie di importanti argomenti, affrontati anche insieme all'assessore Alessandro Olivi. Anche in questa occasione evidenziate le eccellenze a livello locale. Tra i fattori di competitività più rilevanti per le imprese italiane c'è la pubblica amministrazione che funziona, la giustizia civile che è semplice. E la provincia di Trento è sicuramente sulla frontiera dell'efficienza, usa le risorse scarse in modo molto oculato e si vede perché l'economia e la coesione sociale sono molto sostenute.